È tempo di programmazioni anche per le case popolari. La riqualificazione degli alloggi è senz'altro un primo passo fondamentale, possibile però solo in presenza di risorse che vanno al di là dei canoni, peraltro molto bassi, delle locazioni o delle eventuali vendite degli appartamenti. Per ora le altre richieste di, di Lanciano Vasto si sono dotate di progettazioni appaltabili. Questo ha portato per. Ater Chiedi ad una gara europea di circa 43 milioni di euro per la riqualificazione di tutto il patrimonio 100%. Specifico questo perché nel corso degli anni le palazzine diventano una proprietà eh, pubblico, diciamo, privata, promiscua. E abbiamo costituito i condomini. Su Ater Lanciano Vasto abbiamo effettuato una programmazione quindi progettualità interna ovviamente interna, questo sia per Aterchieti che per Aterlanciano Vasto, che ha portato a una gara europea di circa 39 milioni di euro afferente qui, anche in questo caso, i cosiddetti fondi Super Bonus 110. Le altre programmazioni eh, d'intesa con Regione Abruzzo vedranno necessariamente Aterchieti e Aterlanciano in prima fila. Questo perché negli anni, molto probabilmente, eh, queste aziende non hanno avuto eh, la eh, dovuta programmazione e progettualità che gli ha consentito oggi di avere l'accesso ai fondi come hanno avuto aziende sorelle come Later dell'Aquila o Later di Pescara, segnatamente, perché la prima iniziativa si è svolta su questo tipo di... Di, eh, di target. Insomma, si guarda al futuro con la speranza che non ci siano troppe novità legate al super bonus e la regola è comunque continuare la gestione ordinaria, per così dire, al meglio. Abbiamo ad oggi inviato oltre 700 lettere di messa in mora. Abbiamo richiamato quelle iniziative di recupero che erano, come dire, un po' eh, dormienti. Abbiamo incaricato una società di recupero esterna per velocizzare le pratiche di recupero crediti. E abbiamo avviato anche eh, le attività eh, e le procedure di sfratto, sia per occupazioni abusive, evidentemente, e sia per azioni derivanti dalla persistente morosità che hanno consentito a noi di avere un titolo per recuperare l'alloggio. Sui tavoli è auspicabile il confronto costante con tutti gli attori, in primis con la regione Abruzzo.